Prima di tutto per me vedere un pubblico così folto per questa manifestazione, questo secondo me esprime un po' il fatto che ci sia un bisogno diffuso nella comunità, nella società di parlare di questi temi. Questi temi, quali temi, no? Allora, in questo evento abbiamo dato un titolo interrogativo, abbiamo parlato di disagio economico, disuguaglianze sociali e ci siamo chiesti quale impatto ha questo sulla salute mentale. Non è un tema nuovo, è una cosa che con la crisi economica è venuta fuori più volte, la ricerca scientifica ha dimostrato che ci sono legami abbastanza saldi tra le condizioni di vita di un territorio, di una comunità, quindi le condizioni sociali, economiche, le relazioni e lo stato di salute mentale. E noi abbiamo deciso oggi di fare questo incontro anche utilizzando un'occasione che è emersa, cioè il fatto che la rete Sostenibilità e Salute ha promosso a maggio, ha elaborato un documento che cerca di fare una sintesi di queste elaborazioni scientifiche degli ultimi anni, e questo documento è proprio sul rapporto tra le condizioni socio-economiche e la salute mentale. Io vi dico alcune cose del contesto in cui siamo. Allora, prima di tutto c'è Alice al banchetto verde che ha una copia del documento, che è una copia sintetica del documento, che quindi chiunque è interessato poi può prendere, e chiunque può anche lasciare il proprio contatto ad Alice, perché essendoci ritrovati qua in tanti, non tutti ci conosciamo, però se ci interessa questo tema magari è importante anche restare in contatto per successive iniziative e anche per una elaborazione nostra di quello di cui oggi parleremo. Noi ringraziamo il Festival dell'Altra Economia che ci ha ospitato con questa discussione, mostrando la sensibilità che ha rispetto ai temi della salute mentale, e in questo contesto potete anche poi conoscere le associazioni che si occupano di questo sul territorio, cioè Radio Liberamente, che è la radio della salute mentale di Modena, ci sono gli amici con i Borlenghi che spesso accompagnano le iniziative dell'ambito della salute mentale. Ecco, però noi parliamo di questo tema perché allora ci siamo detti che è importante che questa discussione sulla salute mentale non sia soltanto fatta dai tecnici, ma noi crediamo che siano i cittadini che devono in qualche modo riprendersi la competenza rispetto a questi temi. Noi crediamo che la salute mentale, e su questo siamo supportati dalle evidenze scientifiche, dipenda in gran parte dalle condizioni di vita di un territorio, dalle condizioni sociali, economiche, dagli strumenti di inclusione, dall'accessibilità dei servizi. Poi Matteo e Gianmaria ci illustreranno queste evidenze. E allora, diciamo così, l'aspetto... Perché succede che invece se un cittadino sta male e va a curarsi in un servizio pubblico, le risposte che riceve sono di tipo clinico medicalizzato, individualizzato? E perché non ci sono risposte che invece tengono conto delle storie di vita, delle relazioni, del contesto socio-economico? Secondo me è questa la domanda da cui dobbiamo partire. Una risposta, secondo me, leggendo anche il documento, poi sentendone parlare da Matteo, lo vedremo, una possibile risposta sono i conflitti di potere economico che ci sono nella strutturazione dei servizi, delle risposte. Probabilmente ci sono degli interessi che pesano di più del legittimo interesse alla salute dei cittadini. Forse è questo il problema. Proveremo a capire su questo tema se può essere oggetto di riflessione. È chiaro che se c'è questo problema,
vengono messi direttamente in causa i cittadini, perché poi i servizi pubblici sono lì per rispondere ai bisogni dei cittadini, sono finanziati con le tasse dei cittadini, no? E quindi siamo noi che siamo qui in prima persona responsabili di quello che accade, e forse dobbiamo riprenderci questa competenza e poi elaborare insieme degli strumenti di azione collettiva per modificare questa situazione. Io non dico tanto altro, i relatori più o meno mi conoscete, io sono da anni attivo con le associazioni che si occupano di salute mentale. Matteo, il dottor Bessone, è psicologo, lavora a Torino con varie realtà in collaborazione con i servizi pubblici e fuori dai servizi pubblici. Ha fatto parte del gruppo di lavoro italiano che ha tradotto il documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui determinanti sociali di salute mentale, quindi si occupa di questi temi. Fa parte della rete Sostenibilità e Salute. La rete Sostenibilità e Salute è una rete nazionale che si occupa dei temi del diritto alla salute, dell'accessibilità delle cure, e fa dei lavori molto importanti di ricerca, di pungolo critico, stimolo alla riflessione, e sarebbe interessante per chi vorrà restare in contatto con noi anche condividere altri documenti, altri temi trattati dalla rete. Gian Maria, dottor Galeazzi, professor Galeazzi, lavora nel servizio pubblico di salute mentale di Modena, è uno psichiatra, e poi si occupa anche di ricerca, insegnamento, è docente presso l'università, e quindi può aiutarci a riflettere anche su quello che avviene sul locale, no? Su come si possono declinare queste riflessioni anche a livello locale. Il professor Giovannetti, economista dell'Università di Modena e Reggio Emilia, ha avuto un problema familiare piuttosto grave, quindi si scusa, non ha potuto partecipare oggi, comunque segue, ci saluta, segue quello che stiamo facendo e resta in contatto con noi, perché dal punto di vista economico lui è molto interessato agli effetti sulla salute delle politiche economiche, quindi sarebbe stato bello averlo con noi. Comunque diciamo che ci segue con il cuore. Io ho finito questa introduzione. La mia idea, dico l'ultima cosa, la mia idea è che oggi, oltre a sentire quello che hanno da dirci i nostri relatori, possiamo anche parlare tra di noi. Cioè, io vorrei chiedere, vedo che nel pubblico ci sono tanti operatori, utenti dei servizi, persone che sono interessate a questi temi. Io dopo un primo giro in cui Matteo ci espone i contenuti del suo lavoro e il primo commento di Gian Maria, io vorrei che molti di voi prendessero la parola per raccontarci, a partire dalla propria esperienza di vita, dalla propria esperienza di lavoro, queste riflessioni, che tipo di stimoli vi danno, perché dobbiamo valorizzare il fatto che siamo a parlare di queste cose non in un ambiente tecnico di professionisti, ma in un ambiente in cui c'è la società civile. Quindi il modo per valorizzarlo è che tutti proviamo a prendere la parola. Io vi ringrazio molto e passo la parola a Matteo Bessone. Grazie.